Più di 49.000 gli immigrati sbarcati in Italia nell'ultimo anno, pari a un aumento del 128% rispetto a un anno fa. Per la stragrande maggioranza, circa l'82%, si è trattato di sbarchi autonomi, mentre per l'8,6% di soccorsi da parte di ONG. Immigrazione, emergenza Covid, incendi, criminalità organizzata. Questi alcuni dei temi che stamattina il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha affrontato con i vertici delle forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile, nel corso del tradizionale comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza di Ferragosto. La cornice è Palermo, Sicilia, regione principale di approdo dell'immigrazione e interessata quest'anno dall'emergenza incendi che negli ultimi giorni hanno devastato interi territori. Più di 49 milioni le persone controllate da inizio pandemia in base alle normative anti-Covid. Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata sono aumentate del 33% le operazioni di polizia effettuate nell'ultimo anno e 45 i latitanti arrestati tra quelli considerati tra i più pericolosi. E allora noi andiamo in diretta a Palermo dalla nostra Carlotta Ricci per gli aggiornamenti. Buongiorno, buongiorno a voi. Noi ci troviamo all'interno della prefettura, lo vedete, stiamo aspettando l'arrivo del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, quindi evidentemente il comitato sta tardando, c'è un ritardo di circa una quarantina di minuti, poi si terrà appunto la conferenza stampa. E allora lo dicevate, per quanto riguarda i reati, parliamo di omicidi, furti e rapine, sono in diminuzione, mentre sono in aumento quelli che riguardano gli attacchi hacker. Pensate che da quando sono state attivate, è stato attivato il nucleo operativo per la sicurezza, per la cybersicurezza, sono addirittura decuplicati. Questi e tantissimi altri i temi, ovviamente a tutto campo, quelli trattati questa mattina alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile. Siamo in attesa dell'arrivo del ministro. A voi.